L'eccellenza è per tutti e la disabilità può e deve non essere un limite. È a partire da questa idea che la Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi di Modena ha ideato 15 anni fa il Festival delle Abilità Differenti, una manifestazione cresciuta negli anni a riprova della bontà della proposta nata appunto qui. Ma il festival rappresenta un momento, diciamo così, innanzitutto culturale. Perché di fatto all'interno del festival si lanciano dei messaggi, si fanno delle constatazioni, si incontrano delle persone, cioè cresce una cultura dell'inclusione, quindi dell'integrazione, diciamo così, dell'inclusione del mondo normale all'interno del nostro mondo, no? E viceversa, nel senso che diciamo così, il festival è sempre nato sull'idea che non ci sono barriere e quelle che ci sono bisogna, come si prendono anche in giro da un certo punto di vista e si cerca di toglierle perché non hanno nessun significato. E la cosa bella è che di fatto il messaggio è passato perché adesso la gente viene a vedere gli spettacoli perché sono belli, viene a vedere, compra le cose nei negozi che abbiamo perché sono cose belle, non per una questione di solidarietà, no? Poi dopo il fatto che siano fatte da persone con problemi è un particolare. L'esperienza pluriennale della Cooperativa Sociale Nazareno, braccio e mente ancora oggi della manifestazione, è una di quelle che se non ci fosse bisognerebbe inventare, tanto è punto di incrocio indispensabile fra soci, genitori ed utenti. Sì, la nostra storia ha quasi 25 anni e, diciamo così, di lavoro con persone disabili e con persone con disturbo mentale. Quello che ci ha sempre interessato è cercare di seguire queste persone rispondere ai bisogni che manifestavano, quindi tutto quello che è nato non è mai nato per una strategia, diciamo così, a priori, ma è come una risposta alla realtà che ci si manifestava davanti. Quindi il lavoro, come in questo ambiente in cui siamo, oppure il lavoro riabilitativo, oppure le attività espressive, il teatro, il festival, sono tutte cose che sono nate seguendo le persone, le loro capacità, le loro abilità e cercando di svilupparle. Una realtà che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma che cosa vuol dire oggi per il territorio una realtà come la vostra? Ma diciamo che la nostra realtà ha, come dire, creato nel territorio, assieme a altre realtà, comunque in una sorta di competizione, diciamo così, virtuosa, ha creato una serie di servizi che prima non c'erano, se ne è inventati di nuovi. E attualmente, andando incontro a un sistema, diciamo così, dove la spesa pubblica va maggiormente contenuta, si sta inventando soluzioni anche alternative di welfare, anche un po' alternativi. Per esempio, un paio di anni fa abbiamo contribuito a fondare un'associazione che si occupa di inserire nelle famiglie persone che non hanno più famiglia. Quindi anche creando in questo modo soluzioni, diciamo così, più abbordabili dal punto di vista economico e anche più aderenti all'uomo, insomma, la persona che ha bisogno di affetti, di case, di questi servizi qua e non di centri appena, non di residenze, ma ha bisogno di un luogo dove vivere, ecco.